Ciao a tutti, oggi mi sono ricordato di un bel libro che avrei voluto mostrarvi già da tempo e colgo l'occasione anche dedicando questo piccolo video alla memoria del grande Fabrizio Frizzi che ha interpretato così bene qui da noi in Italia il buon sceriffo Woody. Vorrei dedicargli appunto questo mio piccolo video dove vi vorrei consigliare i soliti miei consigli per gli acquisti, questo bel librone dedicato al mondo Disney Pixar, intitolato Pixarpedia, un bellissimo libro, molto molto bello, contenente aneddoti, curiosità, retroscena sui film della Pixar. Vi mostrerò alcune fotografie e vi leggerò la prefazione e qualche piccola curiosità contenuta in questo libro, sperando così magari di incuriosirvi e che possiate andarvelo a recuperare, perché veramente se come me amate il cinema di animazione e anche in particolare i bellissimi film della Pixar, è sicuramente un libro da avere. Perciò vi leggo adesso in breve la prefazione dal libro. Amo i film. Li ho sempre amati fin da bambino. Sono cresciuto nei primi anni 70, quando non esistevano né DVD né videocassette. Dopo l'uscita al cinema, quel film era finito per sempre. Non c'era nessuna possibilità di ristudiarlo, nessun modo di capire come la sua magia si era avverata. Poi arrivò Guerre Stellari e la fama di conoscenza degli spettatori per il mondo che stava oltre lo schermo divenne insaziabile. Cominciarono a uscire libri su libri che spiegavano la lavorazione di quei film, le fasi di realizzazione, le idee e l'immaginazione che li avevano resi possibili. Era una manna dal cielo per un giovane fanatico di cinema come me. La Pixar è piena di fanatici di cinema, tutti stregati dalla capacità che ha un film di trasportare lo spettatore lontano, in un altro luogo e in un altro tempo. Così, quando facciamo i nostri film, siamo ossessionati dall'attenzione ai dettagli che renderanno le nostre storie reali. Il primo passo è la creazione del mondo narrativo. Bisogna capire come funziona e quali sono le sue regole. Partendo da lì, elaboriamo le caratteristiche dei personaggi e le ambientazioni. Studiamo tutto nei minimi particolari, dai numeri di un circo delle pulci alla regolamentazione del traffico a bordo di una nave interstellare. Il nostro lavoro è metterci al servizio della storia, senza pensare necessariamente al risultato finale. Impiegheremo molto tempo per creare personaggi, luoghi e situazioni che alla fine non saranno inseriti nel film, ma che ci servono per definire i nostri personaggi e le nostre storie. Quando la lavorazione è finita, conosciamo quei personaggi, quei luoghi e quelle situazioni come se fossero i nostri vicini di casa. Ecco perché un libro come questo è così divertente. Rappresenta per noi un'occasione di condividere con voi quello che abbiamo imparato e forse ispirare il prossimo giovane fanatico di cinema, Andrew Stanton, regista di Alla ricerca di Nemo e Wall-E, quel bellissimo film che è Wall-E, fra l'altro dove il robottino ricorda anche il buon numero 5 del film Cortocircuito, Input il film, cui sono anche molto legato, un'altra parte della mia infanzia. Qui vi leggo qualche curiosità. In una galassia lontana, lontana, Pixar nasce nel 1979 con il nome di Graphics Group. La Graphics Group era una società di George Lucas, il creatore di Guerre Stellari, e si occupava di realizzare effetti speciali per il cinema. Quello stesso anno, Lucas incontrò uno scienziato informatico, animato da un grande entusiasmo, Ed Catmull. Lucas e Catmull erano entrambi convinti che i computer fossero il futuro del cinema, soprattutto per quanto riguardava i film animati e gli effetti speciali. Nel 1986 Lucas vendette la compagnia a Steve Jobs e fu allora che questa adottò il suo marchio di fabbrica, il nome Pixar. Lo sapevate? La lampada usata in Luxo Junior è la mascotte ufficiale della Pixar. Tante altre belle curiosità, tante altre fotografie che cercherò di mostrarvi, sperando che possiate vedere qualcosa e tante altre curiosità, come dicevo, e poi ci sono tutti i bellissimi film a partire dal mitico Toy Story, eccolo qui, in omaggio al buon Fabrizio Frizzi, che per noi qui in Italia è stato la voce del grande sceriffo Woody. Eccolo qua, Toy Story. C'è un giocattolo che il piccolo Andy Davis adora più di tutti gli altri. È il suo preferito, il suo amico speciale, lo sceriffo Woody.
Questo pupazzo cowboy è anche il leader di tutti i giochi della stanza, ma la sua carica viene messa in discussione quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo super pupazzo, lo Space Ranger Buzz Lightyear. Fra l'altro Buzz Lightyear, il nome Buzz, è un omaggio, come già dissi in un altro mio video, non cadere Woody, il nome Buzz è un omaggio a Buzz Aldrin, ovvero il primo uomo sulla Luna. Dotato di laser ottico, chip vocale e ali estraibili, Buzz è convinto di essere un vero Space Ranger in missione per salvare la galassia e Woody trova davvero irritante il fatto che non accetti di essere un semplice giocattolo. Quel che è peggio, l'astronauta inizia a ricevere tutta l'attenzione di Andy e prima ancora di rendersene conto, lo sceriffo viene messo da parte. Così, in un momento di gelosia, prova a far cadere Buzz dietro la scrivania di Andy, facendolo però finire per sbaglio giù dalla finestra. È stato un incidente, ma gli altri giocattoli sono furiosi con lui. Messo alle strette, Woody viene salvato dall'arrivo di Andy, ma sa che dovrà riportare a casa Buzz per dimostrare la propria innocenza. E dovrà farlo in fretta, di lì a poco il bambino e la sua famiglia cambieranno casa per sempre. Durante un giro con Andy al ristorante Pizza Planet, lo sceriffo riesce quasi a compiere la sua missione di recupero, ma lui e Buzz vengono catturati da Sid. Il perfido bambino distrugge i giocattoli, che abita nella casa accanto ai Davis. Devono fuggire subito. Purtroppo, guardando uno spot alla TV in cui compare un altro Buzz Lightyear, lo Space Ranger si convince finalmente di essere in realtà solo un giocattolo e si demoralizza a tal punto da rifiutare di salvarsi e tornare a casa. Superando la propria gelosia, Woody lo conforta facendogli capire quanto sia in realtà meraviglioso essere il giocattolo preferito di un bambino. Grazie alle sue parole, Buzz si rincuora e decide: tornare da Andy prima che parta sarà la sua missione più importante. E questo è il bellissimo film Toy Story. Questa è la pagina dedicata interamente allo sceriffo Woody. Eccola qui. Ed è un libro meraviglioso. Per ogni film abbiamo il riassunto della trama, le curiosità, retroscena, fotografie di ogni personaggio. Ecco qui Buzz Lightyear, il coprotagonista della serie Toy Story con Woody. Verso l'infinito e oltre, tu hai un amico in me e tante altre scene che sono rimaste nei cuoricini di tutti. Ecco un altro bel personaggio, uno dei più belli della serie, ovvero Rex, il dinosauro. E poi abbiamo tante altre belle fotografie. Ecco qui un'altra bellissima foto di Woody e Buzz, eccoli qui insieme. E così tante altre belle fotografie. Contiene tutti i film principali del mondo Pixar. Ecco qui Wall-E, un bellissimo film Wall-E, e perciò vorrei consigliarvi questo per oggi. Ma ecco che è sbucato anche uno Space Ranger a salutarci, perciò Woody e Buzz vi salutano. Il mio consiglio per oggi era Pixarpedia, questa bella enciclopedia dedicata al mondo Disney Pixar. Spero che vogliate andarvelo a recuperare se siete come me appassionati di questi bei film di animazione. Vi troverete contenute tantissime belle curiosità su questi bellissimi film che tanto ci hanno fatto sognare e ci faranno sognare ancora per tanti anni. Perciò per adesso vi ringrazio per avermi seguito, vi saluto insieme a Woody e Buzz e alla prossima. See you soon, lunga vita e prosperità.